Si è svolto nella sede del PDL di Scalea l'incontro degli iscritti e simpatizzanti con l'assessore al bilancio e programmazione comunitaria della Regione Calabria, Giacomo Mancini, che ha fatto visita alla locale sezione. L'incontro ha fornito notevoli spunti di riflessione sulla politica attuata dalla Giunta regionale. Punti fondamentali del dibattito sono stati il risultato in termini progettuali delle politiche adottate per i fondi PISL, dove il Comune di Scalea è capofila, e le prospettive politiche regionali e nazionali. In Calabria, grazie alla presenza del governatore Scopelliti, della sua squadra, io ritengo che si stia facendo un lavoro importante, seguito da un diffuso consenso da parte dei cittadini, in un quadro dove la politica è vista con crescente distacco e con sempre maggiori critiche. Io ritengo che questo rappresenti un punto positivo di cui andare orgogliosi. Il PDL tra l'altro sta attraversando una fase congressuale, siamo chiamati a scegliere e indicare i nostri riferimenti, e anche rispetto a questo ho accettato ben volentieri l'invito degli amici del PDL di Scalea per un confronto, una discussione sui temi locali, regionali e nazionali. Mi fa piacere che in questa comunità, che dalle profonde radici ci sia una sede, una sezione che possa rappresentare un punto di discussione, di dibattito rispetto alla crescita democratica della comunità di questa città e più in generale della nostra regione. Onorevole, lei è impegnato per i PISL in questo periodo, a che punto siamo? Ma siamo a buon punto, abbiamo girato in lungo e in largo il territorio regionale, abbiamo propagandato e spiegato la grande opportunità che l'Unione Europea ci dava mettendo a disposizione della Calabria 406 milioni di euro, abbiamo registrato il grande interesse da parte delle amministrazioni locali. Il termine che avevamo fissato del 12 dicembre è stato rispettato, seppur ristretto nei tempi di elaborazione e di proposta, da tante comunità. Ci sono state addirittura 105 proposte progettuali, molto di più di quelle che noi ci attendavamo. Hanno subito, diciamo, queste 105 proposte una prima fase di valutazione rispetto ai requisiti formali. Adesso si entrerà nei requisiti sostanziali, ci sarà un confronto negoziale tra la Regione e i partenariati di progetto che nei tempi previsti, cioè prima, diciamo, della fine di maggio, porterà alla graduatoria definitiva e con essa all'erogazione del finanziamento. Io ritengo che sia un passaggio molto importante perché consentirà al territorio di ricevere risorse cospicue per mettere in campo una progettualità importante e di prospettiva.